Motta è un paese molto piccolo, situato sui Nebrodi. È un paese dove puoi trovare pace, silenzio, natura, cultura, arte. Ed è un paese che lo dovresti scegliere per tanti motivi, sia appunto per staccare la spina da quello che magari è la frenesia della quotidianità, le macchine, il caos, i numerosi rumori, però per la sua collocazione geografica ti permette anche di visitare paesi che ti possono garantire anche divertimento. Stiamo a pochi minuti da Cefalù, a pochi minuti da Capo d'Orlando, Palermo non dista meno di un'ora, quindi insomma siamo collocati geograficamente in un posto, come lo definisco sempre, strategico, silenzioso ma vitale, per chi naturalmente ha la voglia di mettersi in macchina e fare un piccolo tragitto. Motta non solo questo offre anche una delle degli aspetti artistici più famosi nel mondo, che è la Fiumara d'Arte, che nasce grazie ad Antonio Presti e che dedica parte della sua vita a questo territorio. Diverse sono le opere collocate nel territorio che abbracciano paesi piccoli come Castel di Lucio, come Motta appunto, Tusa, Villa Margi. Sono territori che vantano appunto di contenere al proprio interno proprio queste opere che stanno attirando l'attenzione di diversi artisti, ultimo fra tutti mi va di nominarlo, visto che è stato quello che quest'anno ci ha dato una grande visibilità, Mahmood con il suo ultimo video, e questo ha permesso proprio un arrivo costante di turisti. E noi con il Paese Albergo, che siamo proprio nel cuore, cioè nel centro vero di questo territorio, abbracciamo con entusiasmo questa proposta artistica e culturale che nasce quasi 30 anni fa. E quindi naturalmente perché no, perché non venire a vedere proprio Motta nel cuore appunto di Fiumara d'Arte, dove mi va a piacere anche nominare Energia Mediterranea e il 38esimo parallelo, che sono le due opere d'arte che abbiamo qui nel territorio mottese. E poi appunto, come dicevo, abbiamo il mare a soli 6 minuti, e Castel di Tusa, bandiera blu, non dimentichiamolo, quindi un riconoscimento non indifferente per il territorio, perché il mare è cristallino, anche lì ci sono tanti lidi, tante spiagge da poter visitare. Come ho detto prima, siamo vicini a Cefalù, ma ancora più vicini a Finale di Pollina, spesso sconosciuto, ma anche lui merita un riconoscimento. Santo Stefano di Camastra con le sue famosissime ceramiche, che naturalmente offre attività da poter andare a visitare per esempio all'interno delle fabbriche. Mistretta, con un territorio artistico veramente variegato e anche naturalistico, la Valle delle Cascate mi viene in mente da nominare, perché comunque è un posto molto bello dove poter fare trekking e risalite del fiume, sia per i più avventurieri che per i meno avventurieri, perché ci sono percorsi diversificati. Insomma, scegliere Motta sicuramente ci permetterà di avere un ampio spettro di attività turistiche, sia per i più giovani che per i meno giovani, sia per chi vuole godersi il silenzio, sia per chi invece magari desidera un divertimento ulteriore, quindi appunto spostarsi nei paesi limitrofi. Le persone che desiderano semplicemente rilassarsi possono tranquillamente venire a Motta, passeggiare nel nostro territorio, che comunque è più o meno pianeggiante, che offre in qualsiasi punto dei panorami strategici, perché siamo proprio sul mare, quindi una vista non indifferente sulle isole Eolie, e lo sguardo addirittura si volge fino a Palermo. E quindi gli anziani, comunque chi non ha proprio voglia di una movida costante, possono tranquillamente camminare, godersi i panorami, godersi il silenzio e, perché no, anche prendere riferimento alcune aziende locali che sono presenti nel territorio,